Eccoci qua, buonasera a tutti voi caro pubblico di Teletruria, ben ritrovati, un buon lunedì sera. È stata una giornata totalmente da dimenticare per l'Arezzo, che ha perso contro l'ultima in classifica, ovvero il Terranuova Traiana, per 2-1, una prestazione deludente da parte degli uomini di Paolo Indiani, che è salito sul banco degli imputati. Ed è stata una domenica amara anche per la vittoria della Pianese, che torna quindi capolista e supera anche l'Arezzo. Avremo in collegamento telefonico in esclusiva il direttore generale Paolo Giovannini, quindi lo ringraziamo già anticipatamente per questo, perché sono piovute davvero tante critiche e polemiche da parte anche dei tifosi, quindi cercheremo di avere delle risposte anche in merito a quello che si respira intorno alla squadra, anche da parte del presidente Guglielmo Manzi. Allora, saranno tanti i temi e le discussioni questa sera, partiamo subito con il nostro studio. Buonasera e ben ritrovato al nostro Gianni Ascari. Ciao Carolina, buonasera a tutti. E ben ritrovato anche al nostro Giorgio Ciofini. Ciao Carolina, grazie. Ed è un piacere avere nei nostri studi qua a Teletruria Mario Palazzi, storico vice di Serse Cosmi, allenatore, quindi grazie Mario per essere con noi. Grazie a te Carolina, grazie a te. Allora, con Fabrizio Cocchetti in regia andiamo subito a gustarci la scheda che ha preparato per noi il nostro Luigi Alberti. Una squadra presuntuosa l'ha definita, una sconfitta che giustamente brucia. Allora, partiamo da qui. 29 gennaio 2023 non passerà alla storia come quello di Anagni, ma occupa le pagine della cronaca per gli effetti diretti che ha prodotto lo schiaffo del Matteini. L'Arezzo, visto a Terranuova Bracciolini, è stato pessimo e peggiore di quello battuto dall'Ostia Mare. Contro la matricola valdarnese non ha funzionato nulla, al punto che se il migliore è stato il rientrante portiere Trombini, la risposta la trovi già. Anzi, è mancata la contromossa alla scelta fatta dalla squadra biancorossa, che ha interpretato con grande efficacia tattica e tecnica un modo semplice per poter mettere in difficoltà l'Arezzo. Lo ha detto mister Calori a fine partita: alzare i quinti per tenere bassi gli esterni dell'Arezzo. In questa maniera l'attaccante centrale Amaranto non ha avuto una palla decente, cosa non nuova in verità, e i giocatori dell'Arezzo sono sempre arrivati non secondi ma terzi su tutti i palloni. Centrocampo scavalcato, difesa in difficoltà, senza garra e con l'evanescenza realizzativa che sostituiva quella effervescenza già nota. Il tutto nonostante l'appoggio di 450 tifosi che hanno fatto di tutto per spingere la squadra. Che poi i giocatori avessero sbagliato l'approccio si è visto da come hanno perso i duelli nell'uno contro uno. Morale, netta sconfitta, primato perso e sindrome delle piccole che si rinnova. A conti fatti, questa squadra inizia ad avere troppi problemi per vincere il campionato. Segna poco rispetto a quello che produce, e il tema non è legato alla partita di Terranuova, visto che di occasioni oltre al gol si perdono nella nebbia in una giornata di sole. Accusa troppi cartellini rossi al passivo, sbaglia rigori in maniera grossolana, vince gli scontri diretti ma non le cosiddette partite facili. Manca un punto di equilibrio, non è un caso che si chiama Psaico Arezzo. Allora, non le manda certo a dire il nostro Luigi Alberti, ma è la realtà dei fatti. Allora, con Fabrizio andiamo a vedere la classifica, perché la Pianese ha anche una partita in meno, visto che mercoledì dovrà recuperare la gara contro il Follonica Gavorrano. E poi lo state vedendo, il Poggibonsi è comunque ad un passo dall'Arezzo a 39 punti, quindi davvero è una situazione non semplice quello che sta vivendo la squadra amaranto. Allora, Eugenio, perdere con l'ultima in classifica è certamente una cosa grave, no? Quali sono secondo te i motivi e soprattutto se ci sono dei problemi anche di fondo, no? Cioè dal punto di vista di organizzazione della squadra in campo, di mentalità, di personalità? Ma onestamente una sconfitta inspiegabile, perché perdere da capolista contro il Fanalini di Coda la domenica, che era iniziata sotto i migliori auspici perché c'erano 450-500 tifosi, esatto, Arechini al seguito a seguire la squadra, quindi è come se l'Arezzo giocasse in casa. È stata veramente una prestazione sconfortante, senza nervo, senza grinta,
e è stato bravissimo il Terranuova con il suo tecnico Calori ad annullare il gap tecnico esistente tra le due formazioni, e mettendo la partita sul piano della corsa e della determinazione, qualità che sono sicuramente mancate all'Arezzo, però è un po' la tela di Penelope questa Arezzo, no? che disfa di notte quello che fa di giorno, perché o viceversa, perché aveva vinto benissimo a Piancastagnaio, riaprendi il campionato, prestazione convincente, vittoria meritata, e poi la domenica successiva, se non ricordo male, perse in casa contro il Trau. Aveva vinto poi col Poggi Bonzi e successivamente, due domeniche dopo, in trasferta a Gavorrano contro la terza forza del campionato, e poi è andata ad impattare in casa con la San Giovannese e a perdere ieri contro il Terranuova Traiana. Quindi veramente si tratta di risultati sconcertanti, un andamento sconcertante di una squadra che contro le piccole sta faticando a dismisura, e una spiegazione logica non c'è, perché onestamente un organico di tutto rispetto, ieri aveva tutta la squadra, tutta la rosa a disposizione, con l'eccezione di Pattarello, poi onestamente Indiani poteva scegliere tra 20 giocatori di pari livello, ha fatto esordire Persichini ed Arduini, ha messo dentro anche Arduini, però anche questi due nuovi acquisti del mercato invernale non è che abbiano fornito una prestazione, abbiano cambiato le sorti dell'incontro, quindi qualche problema c'è. E quello che insinuava nella sua scheda Gigi Alberti credo che possa iniziare ad avere un fondo di verità. Non dico che Indiani non abbia più la squadra in mano, ma sta sicuramente perdendo le certezze che aveva all'inizio, dopo le 6 vittorie consecutive, dopo quell'inizio debordante e travolgente. Non è più lo stesso Arezzo. Esatto, non è più lo stesso Arezzo. Io riprendo quanto diceva giustamente Eugenio, perché Giorgio, non si è notata, dobbiamo dire la verità, anche se dispiace, la differenza tra la prima e l'ultima in classifica, no? Perché certamente dispiace dirlo, ma ci sono davvero tantissimi punti di differenza tra l'Arezzo e il Terranuova Traiana, però in campo questa differenza, Giorgio, non si è notata. No, assolutamente, anzi sembrava il contrario, come ho scritto io nelle pagelle. Innanzitutto complimenti, perché vedo che ti sei intonata con un nero, diciamo, adattissimo a questo lunedì. Io invece, guarda, mi sono messo Giorgio in verde speranza, perché francamente, come dice il proverbio, è l'ultima a morire. Ma certo, ieri l'Arezzo ha dato un nuovo brutto colpo alle nostre speranze, anzi alle mie certezze, perché io devo ammettere che ho scommesso su questo Arezzo, l'ho dichiarato apertamente. E ieri francamente mi ha molto deluso, io che guardo più alla prestazione che al risultato soprattutto. La prestazione di ieri è stata sconfortante sotto tutti i punti di vista, davvero inspiegabile. Come, se è inspiegabile mi diventa difficile dire i motivi. Ovviamente fino all'altro giorno abbiamo, diciamo così, parlato di questa scarsa capacità di segnare, diciamo trasformare in gol l'enorme mole di gioco che fa l'Arezzo. Ieri non è stato neanche così. Ieri devo dire che la squadra di Indiani non mi è sembrata neanche una squadra di Indiani. Se la squadra di Indiani è quella che fa pressing, che fa gioco, che tiene palla, che poi magari ovviamente non riesce a far gol, questo l'abbiamo sempre detto, beh, però è una squadra vera, che gioca da squadra. Ieri non mi è sembrato, mi è sembrato un Arezzo improvvisato, un Arezzo quasi incredibile. Io sono rimasto incredulo perché non lo riconoscevo quasi più, anche se dei segnali l'abbiamo avuti per strada, li ha ricordati, però mai, come quelli di ieri. E poi il fatto è che ora siamo, che ieri era la quarta di ritorno. Di ritorno, sì. Siamo già a un punto del campionato in cui non si può sbagliare e abbiamo buttato via, a mio modesto avviso, 4 punti nelle ultime 2 partite, con tutto il rispetto per la Terranovese, per il Terranuova Traiana, per essere più precisi, che ha fatto una grande partita, che ha meritato la vittoria. È una vittoria tra l'altro per loro importantissima, perché sono ancora all'ultimo posto della classifica. Io volevo sentire, grazie Giorgio, volevo sentire Mario, no? Per quanto diceva anche il nostro studio in merito a Paolo Indiani, cioè
Pensi che veramente Paolo Indiani non abbia più la squadra in mano? Cioè, sono davvero piovute tantissime critiche e polemiche, anche e soprattutto per i cambi, insomma, per le scelte operate, Lazzarini, ma anche lo stesso Gaddini. Poi su Gaddini ha detto non si era allenato da giovedì, quindi non era in grado di poter affrontare la partita dal primo minuto. Però, ecco, tu credi, cioè, che questi siano segnali di un allenatore che non ha più la squadra in mano? No, assolutamente no. Paolo Indiani è un allenatore che ha tantissima esperienza, è un allenatore vincente che ha vinto a livelli anche superiori, quindi assolutamente no, la squadra è chiaro. La prestazione di ieri dell'Arezzo, io ho vista un po' in televisione, è una prestazione al di sotto, molto al di sotto delle qualità che ha la squadra. Ma da qui a dire che l'allenatore non ha la squadra in mano mi sembra una cosa abbastanza, cioè, ti sembra buffa. Esagerato. Esatto, sì, no, no, ma io credo che la guida tecnica dell'Arezzo, la società abbia optato per Indiani perché è un allenatore vincente, un allenatore che ha esperienza, quindi, ma non c'è nessun dubbio sul fatto dell'allenatore, l'allenatore è quello giusto. È chiaro che probabilmente la squadra manca un po' di continuità, perché il fatto stesso che i risultati li faccia sempre eclatanti con le squadre di pari livello, quantomeno in questa categoria. Secondo te questo che significato ha? Ma probabilmente non dico mancanza di concentrazione, ma probabilmente approccia la partita diverso rispetto a quello che tu hai con le squadre del tuo, diciamo, del tuo livello. Mm. Quindi può darsi che sia un aspetto inconscio, ma è. Però non voglio dire, l'organico dell'Arezzo è un organico costruito bene, costruito veramente, cioè io, è chiaro, gli sportivi, gli addetti ai lavori, magari si possono fare anche qualche domanda, chiedere perché, ma tutto sommato l'Arezzo è sempre in corsa, è sempre la favorita secondo me, ma io per la vittoria di questo campionato, anche perché ha un organico che è direi superiore agli altri, e l'allenatore che è un grande allenatore, quindi secondo me questi le problematiche ci sono, perché è normale durante un percorso di questo livello vincere non è mai facile, anche in Serie D sono categorie difficili, poi trovi sempre squadre, onore al Terranova Traiana perché ieri ha fatto la partita della vita, come tutte le squadre che sono in queste posizioni faranno la partita della vita contro l'Arezzo. Bisogna un po' che la squadra si abitui di più alla concentrazione sempre al 100%, anche con le squadre che sono diciamo con un organici più deboli. Questo. Ecco, sì, grazie Mario. No, quello che dispiace è che comunque l'Arezzo sia adeguato al gioco mediocre, perché così è stato anche del Terranova Traiana, nonostante comunque abbia vinto, però l'ultimo posto in classifica anche per i gol fatti e subiti lo fa chiaramente capire. Allora, noi adesso ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e subito dopo siamo pronti per ospitare telefonicamente il direttore generale Paolo Giovannini. A tra poco. Ben ritrovati con Sottorete, come detto abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale dell'Arezzo, Paolo Giovannini. Paolo, innanzitutto ti ringrazio per essere nostro ospite, per averci messo nuovamente la faccia nonostante la situazione non sia delle più semplici. Ma non è questo il problema è risolvere la situazione, cancellare immediatamente la sciagurata prestazione di ieri e francamente metterci la faccia. Fa parte del ruolo della fiducia che mi ha dato la società e quindi ci mancherebbe, non è che si parla solo quando si vince o siamo pronti a prendere solo gli applausi, ecco, quindi ringrazio voi del collegamento telefonico e intanto saluto tutti i tuoi ospiti. Ecco Paolo, partiamo allora subito con un po' di analisi, no? Un punto con San Giovannese e Terranova è certamente troppo poco, no? Per una squadra come l'Arezzo non è accettabile, come anche hanno scritto tanti tifosi, per una squadra soprattutto che vuole vincere il campionato e per come stavamo analizzando anche qua in studio è troppo discontinua. Tu che idea ti sei fatto?
Eh beh, purtroppo, al di là del fatto che andrebbe aperta una parentesi più ampia e non abbiamo forse nemmeno il tempo, ma sono due passi falsi completamente diversi. E mi limito soltanto a dire che con la Sangiovannese c'era stato un approccio forse tra i migliori di tutte le partite della stagione, e poi sfortunatamente per noi la squadra in 10 si è un pochino persa, a differenza di altre volte che anche in inferiorità numerica era riuscita a tener botta, però la partenza e l'approccio erano totalmente diversi, cosa che invece non è accaduta assolutamente ieri, una cosa che ci deve far riflettere, perché purtroppo dopo ogni vittoria con qualche big, e le abbiamo battute tutte quelle che sono comunque sia pretendenti alla vittoria del campionato come noi, invece di darci un slancio, paradossalmente la vittoria dovrebbe portare entusiasmo e slancio, e invece a noi ci sta succedendo il contrario, e non è il ripetersi di 3-4 volte, non può essere solo un caso, dobbiamo andare fino in fondo ad analizzare quelle che sono queste problematiche e cercare di metterci una pezza con l'aiuto di tutti, non soltanto dei ragazzi, della squadra, ma anche della società, e capire i motivi di questa altalena che non è comprensibile, ripeto, soprattutto dal fatto dell'andamento dei risultati, perché nel calcio generalmente chi è più forte vince, e generalmente una sconfitta porta entusiasmo una vittoria porta entusiasmo, una sconfitta porta depressione. A noi mi sembra che ci stia accadendo il contrario, è una cosa anche un pochino strana da andare a sviscerare, ma cercheremo di farlo domani, e non vorrei inoltrarmi tanto su quello che è il mio pensiero, perché domani dovrei avere un primo confronto con la squadra e con lo staff, alla presenza anche del presidente Manzo, e quindi non vorrei naturalmente che quello che è il mio pensiero venga saputo attraverso un emittente prima di un confronto. Certo, purtroppo certo. Ieri in uno stadio dove c'erano adiacenti lo spogliatoio avversari, dove si sentiva un po' tutto, non me la sono sentita di intervenire o di parlare a caldo con i ragazzi e di rimandare a domani il nostro incontro. No, intanto grazie Paolo per averci anticipato che comunque avrai un confronto domani con la squadra e con la società per analizzare questo momento, ma per quanto riguarda comunque anche la programmazione, no? Perché sappiamo che tu hai da poco rinnovato un contratto con l'Arezzo di ben 3 anni, no? Quindi anche ecco, spieghiamo anche questo aspetto che non è di poco conto, no? Ma intanto vorrei sgombrare ogni dubbio che domani l'incontro non è assolutamente per mettere sul banco degli imputati nello staff tecnico, né tantomeno ragazzi, ma cercare di capire, approfittando anche della presenza del presidente con il quale ci sarà un confronto anche con lui, per capire insomma cosa possiamo fare per rimediare a questa altalena, non dico tanto di risultati quanto di prestazioni. Il mio contratto in questo momento va assolutamente in secondo piano, perché io ho accettato e ho firmato volentieri di entrare nel CDA, perché fin dal primo giorno dalla proprietà, ma anche da gran parte dei tifosi, sono stato ben accetto, e la mia volontà non è mai stata quella di restare un anno in una società, perché se sono stato 5 anni a Castelnuovo, 4 anni a Massa, 3 anni a Lucca, 10 a Pontedera, vuol dire che insomma mi fermo volentieri dove c'è programmazione e soprattutto dove c'è una proprietà forte come quella di Arezzo, è una piazza che veramente è impagabile anche per quanto ha dimostrato ieri attraverso la sua tifoseria. Però naturalmente il calcio ci sono tante varianti, e il mio contratto sono contento di averlo firmato, sarei contento di averlo di onorarlo, ma so anche che sono e salirei come uno dei più responsabili se non si dovesse raggiungere l'obiettivo, e credo che lavorare in un posto, contribuire alla buona riuscita di un obiettivo sia sempre sinonimo di un fattore, cioè che tutte le componenti remino tutte dalla stessa parte, quindi non sarà soltanto la fiducia del presidente a invogliarmi qualora fallissimo l'obiettivo a restare per forza d'Arezzo, perché è naturale che siamo arrivati qua con tanta fiducia, con tanto ben volere da parte della gente, della tifoseria, ed è anche normale che ora di fronte a certi risultati, a qualche prestazione non tanto brillante,
stia venendo un pochino meno ed è quindi normale assumersi le responsabilità da parte mia, e mi rimetterò alla volontà del presidente della proprietà e comunque sia cercherò anche di capire se ci sarebbero i presupposti per restare a Arezzo dopo un fallimento, perché comunque sia tutti i discorsi, tutti i contratti, i soldi, l'aspetto economico, il lavoro, la professione vengano sempre dopo il raggiungimento di un obiettivo, che in questo caso è uno solo, cioè vincere il campionato. Ti faccio parlare anche con il nostro studio, perché con noi c'è Eugenio Ascari e anche Giorgio Ciuffini. Prego Eugenio. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera Eugenio. Buonasera. Senti, vorrei affrontare con te due o tre argomenti. Prima Carolina accennava alle scelte di formazione e alle esclusioni che hanno abbastanza sorpreso di Gaddini, che ha segnato 3 reti nelle ultime partite, e lo stesso Lazzarini, che era considerato uno dei giocatori più in forma e da rendimento più continuo. Cioè, i motivi di queste esclusioni se ti hanno trovato pienamente d'accordo. Poi domani l'altro si dovrebbe giocare quantomeno il recupero Pianese Gavorrano. Se la Pianese dovesse vincere salirebbe a più 5. Temi che magari questo distacco possa far subentrare nel tuo gruppo, nel gruppo della tua squadra, una paura di non riuscire più ad agganciare la vetta? E poi la terza considerazione che vorrei affrontare con te: te, oltre ad essere un uomo di conti, di bilanci e di amministrazione, sei prettamente un uomo di calcio, di campo, segui da vicino tutte le vicende della squadra, quindi hai sempre in mano il termometro della situazione della squadra sotto il profilo della condizione fisica, della condizione psicologica e mentale. E a che cosa poi attribuisce questo calo e questa alternanza dei risultati dell'ultimo periodo? Allora, cominciamo dalla prima domanda. E francamente siamo 40 teste, dal magazziniere al presidente, dal primo all'ultimo dei giocatori, e non tutti, come gran parte della tifoseria, possono condividere o meno delle scelte tecniche. Noi abbiamo sempre basato un principio fondamentale nel nostro gruppo, che lo staff ha sempre avuto grandi difficoltà a mettere fuori della gente, perché chi ci segue costantemente durante la settimana francamente non vedo grandissime differenze tra un giocatore e un altro, e comunque sia li ritengo tutti di pari livello, e quindi è il mister, spettano a lui le varie scelte, le varie posizioni. Io ieri abbiamo mandato in tribuna un giocatore pretato che sono convinto che farà 200-250 partite in Serie C nella sua carriera, che ha scelto di venire a Arezzo a contribuire, a darmi una mano per vincere questo campionato ieri in tribuna. Abbiamo secondo me una rosa molto valida, dove francamente che giochi Convinto, che giochi Bramante, che giochi Gaddini, che giochi Castiglia, che giochi Foglia, insomma francamente per me è un problema secondario. Il problema è che quando vengono chiamati in causa, che il rendimento che io vedo durante la settimana venga riportato poi in campo la domenica, cosa che non è successa, accaduta ieri. Ecco, quindi al di là di quelle che sono le scelte iniziali dell'allenatore, credo che ci sia un aspetto più importante da rilevare, ecco, che la prestazione coincida con il valore del giocatore, e questo spesso in molti casi non si è verificato, e sta a noi andare in fondo e cercare di migliorare questo aspetto. Cioè, per me non è tanto importante il giocatore che va in campo, quanto che quel giocatore che va in campo renda per il suo valore, cosa che per esempio non è successa ieri. Se andiamo ad analizzare la prestazione ieri, ci sono 8-9 ragazzi che sono al di sotto della sufficienza, quindi è normale che non puoi pretendere di fare il risultato con una prestazione del genere. Però ecco, mi volevo soffermare e eliminare il dubbio di Gaddini. Gaddini non è stato bene in settimana, purtroppo i guai fisici lo continuano a tormentare, non si allena con continuità, e ringrazio lo staff medico e la società che mi dà modo a me di contribuire in questa fase a trovarne le cause di questi problemi che Gaddini non ha mai avuto nella sua carriera. Fortunatamente, attraverso una risonanza magnetica alla schiena e attraverso una, diciamo, fotografia facciale, abbiamo escluso il peggio, nel senso che il ragazzo non presenta grandi problematiche, ma che però gli infortuni precedenti ancora non gli permettono di avere delle posture come dovrebbero essere. Dovrà levarsi un dente del giudizio, che secondo noi incide in minima parte ai problemi fisici che ha, però ecco, la scelta ieri di Indiani di non schierarlo dall'inizio era dovuta soprattutto al fatto che in settimana non si era allenato con continuità. Per quanto riguarda Lazzarini, ripeto, ogni domenica quando siamo al completo non scordiamoci che ieri avevamo frutato
in tribuna e Pattarello fuori per squalifica, quindi è chiaro che a qualcuno deve toccare, e quello che è un po' sempre stata la nostra forza nella prima parte del campionato, queste rotazioni, questi cambi sempre così decisivi, oggi è un momento che non ci stanno dando ragione. Allora, passiamo sentiamo... alla seconda domanda che sì, sì. No, passiamo alla seconda domanda che è quella sì. Insomma del distacco, dell'aspetto psicologico, sì. Allora dovrei già preoccuparmi da ieri sera, perché comunque sia ieri sera eravamo in testa con un punto di vantaggio prima della partita e con una gara in meno della Pianese, ma da affrontare comunque sia con un avversario forte e uno dei più forti della categoria come Gavorrano, quindi con tutto rispetto ieri non c'era nessuna situazione che mi potesse far pensare che la prestazione di ieri diventa o è paragonabile alla pressione che mi sta dando la Pianese quando mancano 14 gare e sono un punto avanti, perché ieri comunque sia prima di affrontare la gara eravamo un punto avanti anche se la Pianese ha una partita in meno. Ora è chiaro, la vittoria ieri della Pianese può, come dici te, allungare il passo a 5 punti, ma 5 punti con 14 partite, quando l'Arezzo ha disperso un patrimonio di punti nel girone di andata di ben 17 punti, perché sono un totale di 51, ne abbiamo realizzati 34, credo che sia per il momento un problema più nostro che di chi ci sta davanti. Poi che questo possa incidere, che essere davanti è sempre meglio che essere dietro, se no altrimenti mi direi una cosa alla Catalano, che non può trovare riscontro, quindi ammetto che ci sono delle difficoltà in questo momento anche di classifica, ammetto che comunque sia il tempo per rimediare c'è, a patto che si ritorni a essere l'Arezzo e a fare il nostro cammino come secondo me siamo sempre in grado di poter fare. Allora Paolo, scusa, ti fermo un attimo perché incombe la pubblicità, però allora facciamo fare la domanda a Giorgio Ciuffini e poi ci rispondi subito dopo. Giorgio, velocemente. Sì, senti Paolo, ci mancava solo il dente del giudizio di Gaddini a questa annata. Anche ieri, secondo me, che effettivamente abbiamo fatto la peggiore partita dell'anno e io sono più preoccupato della prestazione di ieri che del risultato. È stata, diciamo così, davvero una brutta esperienza di cui possiamo parlare dopo. Ti volevo chiedere il 2004, questo famoso 2004 che deve arrivare da tanto tempo, è in arrivo e di chi si tratta, se ce lo puoi dire? Paolo, allora ci rispondi subito dopo la pubblicità, tra poco con Sottorete. Va bene, grazie. Ripartiamo con la domanda del nostro Giorgio Ciuffini rivolta al direttore Paolo Giovannini. Paolo, a te. Allora, vabbè, la battuta di Giorgio, che lo saluto con affetto. Purtroppo Gaddini non ci avrà da levarsi solo un dente del giudizio, ma addirittura quattro denti. Però abbiamo anche già posto rimedio attraverso il nostro staff medico che non sono quelle le cose che determinano i suoi guai fisici. Quindi il peggio è scongiurato. E si tratta ora di rientrare gradualmente e comunque sia sperare che il ragazzo sia sempre meglio. Per quanto riguarda il 2004 ci sono delle trattative aperte, il mercato si chiude domani. Io non voglio fare l'errore e non so perché c'è naturalmente questa grande agitazione intorno al 2004, forse perché in rosa vediamo soltanto Pericolini e portiere Viti, però ecco, io ho un riscatto già fissato per l'acquisizione di Pericolini, nel quale è un ragazzo che credo tantissimo. Viti ha alternato buone partite ad altre un pochino meno buone, come ci sta nella regola del 2004, ma sembra che il 2004 dobbiamo farlo giocare solo noi. Il 2004 ce l'hanno anche tutti i nostri avversari, compreso la Pianese, e io non credo che Pericolini, Stopponi e Viti siano così inferiori agli avversari che andiamo a incontrare domenicalmente. Se riusciamo a metterne dentro uno in più, deve essere uno in più che dia più garanzie di Stopponi o che sia in grado di essere un titolarissimo a tutti gli effetti. Io francamente sono molto contento di Pericolini, al di là di qualche battuta a vuoto che ha avuto, perché ripeto, vedo anche le squadre avversarie, vedo contro chi giochiamo, incentrare l'argomento sul 2004 in questo momento mi sembra che sia veramente che rappresenti il 5% delle problematiche che invece dobbiamo risolvere, problematiche intese in senso buono. Volevo spendere un'ultima parola, se mi permettete, e poi vi saluto,
Ecco, rientrato nel discorso del presidente sì. e dei miei anni di contratto, che sicuramente apprezzo con grande gesto, volevo dire che l'unico per il quale in questo momento sono molto rammaricato è proprio anche per tutti gli sforzi che invece sta dando la società. A noi ci ha messo a disposizione campi di allenamento, abbiamo fatto miglioramenti nelle strutture, abbiamo una palestra super attrezzata, abbiamo una rosa a mio parere che tutti ci invidiano. Quindi francamente i primi da andare a cercare sono io in primis e magari in seconda battuta Indiani e in terza i giocatori, ma toccare una società che viene da 2 anni di delusione, che trova la forza di ripartire e di affidare un progetto tecnico a Giovannini e Indiani che scendono di categoria e poi non si vince, credo che la società sia l'unica vera, insieme ai tifosi che anche ieri sono stati encomiabili, a doversi accollare delle responsabilità. Ecco, quindi questo ci tengo a precisarlo, perché a 60 anni non ho bisogno di fare il rubiano né con un presidente né tantomeno con una tifoseria, e francamente è giusto anche assumersi le responsabilità se il risultato non è andato a buon fine. Però con tutto questo vorrei dire che la fiducia e la possibilità c'è, che il campionato è ancora molto lungo e che quindi prima di sfasciarti la testa cerchiamo di essere lucidi, sereni e tranquilli e cerchiamo di risolvere i problemi da domani tutti insieme alla squadra e alla proprietà. Paolo, allora io ti ringrazio molto per essere stato nostro ospite qua a Sottorete, come sempre sei stato molto esauriente, preciso, hai fatto bene comunque a rimarcare certi aspetti ai quali tu tenevi particolarmente, quindi attendiamo comunque novità dall'incontro di domani e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a Paolo Giovannini, direttore generale dell'Arezzo. Mario, cosa possiamo trarre da queste parole di Paolo Giovannini? Secondo me il direttore ha parlato benissimo, ha parlato nella maniera giusta, cioè tutto sommato, anche se questa altalena di risultati in questo momento non dà ragione all'Arezzo, ma credo che per l'organico che ha, per la società che è in questo campionato, ci siano tutte le prerogative per poter arrivare all'obiettivo finale. È normale che non si, a questo punto, cominciare a fare processi a questo punto mi sembrerebbe una cosa deleteria anche per la società, per la squadra, e quindi io credo che c'è stato questo incidente di percorso di Terra Nuova, ma che bisogna pensare, però bisogna che la squadra pensi al futuro prossimo, alla prossima partita, per cercare di recuperare 5 punti. A parte che non sono 5 punti di distacco, sono 2 punti, quindi sì. Il Gavorrano è una squadra importante, una squadra per la categoria, quindi certo. La Pianese non avrà vita facile. Intanto ha ragione il direttore, è inutile fasciarsi la testa prima di rompersela, quindi io secondo me rimangono intatte ancora le possibilità per la squadra, perché è un organico importante, costruito bene, quindi io non sarei poi tanto così... disfattista. Bisogna, 14 partite sono tanti, 14 partite se non sbaglio sono a 3 punti a partita, mi sembra che siano tanti punti ancora in palio. Io non sono brava in matematica, Eugenio. 39 punti. Quindi, insomma, cioè 39 punti sono tanti, quindi io è chiaro. Bisogna risolvere certi problemini che ci sono, bisogna risolvere. Mario, se ieri non fosse successo niente. Ieri è successo qualcosa. Questo è vero, Paolo. Ma può darsi che sia un insegnamento. Ieri l'Arezzo ha giocato molto male e gli capita sovente, purtroppo. L'Arezzo ha perso 4 partite quest'anno. Quindi 4 partite per una squadra che vuol vincere il campionato sono troppe. Io figurati se voglio fare il disfattista. No, voglio però dirla mia a questo proposito, perché credo che bisogna intervenire in qualche modo su questa squadra. Può intervenire giustamente lo stesso Indiani, ha un bell'organico a disposizione.
può vedere di cambiare qualcosa se le cose non funzionano. Certo. Ovviamente la prestazione di ieri è stata scioccante, nessuno se l'aspettava, cioè ci siamo rimasti male, è vero, come ha detto prima qualche segnale l'avevamo avuto perché abbiamo perso 4 partite. Quindi noi quest'anno abbiamo detto che bisogna vincerlo questo campionato e questa è una responsabilità grossa che pesa sulle spalle di tutti, soprattutto dei più giovani. Il direttore ha parlato di Pericolini, con cui io sono d'accordo, per me è un ragazzo di grandi prospettive, ha fatto benissimo a bloccarlo. Comunque il discorso è un discorso che rientra in un quadro che deve essere affrontato e deve, la società deve affrontarlo, perché insomma le 5 espulsioni di cui abbiamo parlato, il nervosismo, ci sono tante situazioni che non tornano e forse Indiani, che è un grande allenatore che ha vinto tanti campionati, qualche illuminazione la deve avere, perché gli allenatori, soprattutto per me, sono bravi quando vedono i giocatori e li fanno giocare nel posto giusto guardando tutta la rosa. Io se per una cosa, cioè, mi dispiace per Gaddini, perché secondo me di tutti gli esterni è l'unico che può fare l'attaccante, cioè che può andare a prendere le spizzate di Gucci, per esempio. Sì. Ma io sono d'accordo su quello che dici te, Giorgio, ma il fatto ora del giocatore Gaddini, cioè, allora, l'allenatore la vede tutta la settimana la squadra. Sì, vabbè. La visione è quella che è della squadra, di chi sta bene, di chi non sta bene. Sì, ma... E Gaddini, che è un giocatore di assoluto livello. Poi ha spiegato. Evidentemente, esatto. E quindi l'allenatore li vede. E se Gaddini non sta bene dal giovedì alla domenica, giustamente, l'allenatore, avendo le alternative, lo può tenere in panchina. Cioè, questo, ma e l'allenatore le vede, è un allenatore di esperienza come all'Arezzo. Mario, ma io non parlavo di ieri, parlo per il futuro, per queste 13 partite che c'è da giocare. Cioè, io vedo Gucci un po' solo lì davanti, cioè se io devo, il problema è stato quello del segnare. Vai, Eugenio. È un po' che lo stai dicendo, anche se ieri con l'ingresso in campo e l'esordio di Persichini al posto di Convitto, Indiani è passato dal 4-3-1-2, giocando con 2 punte per Persichini e Gucci, quindi venendo incontro ai tuoi desiderata. È altrettanto vero che Convitto ha segnato pochissimo col contagocce, quando invece l'hanno passata alla Pianese ha fatto 16 reti. In precedenza, prima di arrivare alla Lucchese e alla Sanremese 2 anni fa, in 2 stagioni a Licata hanno dato entrambe le volte in doppia cifra 11-10 reti, quindi è abbastanza inspiegabile come Convitto abbia segnato in maniera così streminzita quando è un giocatore che nel suo DNA vede la porta con facilità. Quindi onestamente sono tutte considerazioni da affrontare, quindi ti chiedo a te, secondo te l'esperimento di ieri è un esperimento che Indiani riproporrà in futuro o si è trattato di una scelta occasionale dettata dal risultato che in quel momento si stava verificando sul campo? Io penso di sì, anche perché nell'ultima conferenza stampa proprio io ho chiesto a Indiani se Persichini poteva far coppia con Gucci e lui ha detto senz'altro di sì, e del resto lo stesso Giovannini aveva detto prima, in precedenza, che aveva preso un giocatore in grado sia di giocare da solo in mezzo, o di far coppia con Gucci. Credo che giocare da solo, visto anche il fisico che ha, insomma, mi sembra forzato, quando non ci sarà Gucci probabilmente può essere un rimpiazzo importante. Però io credo, ecco, questo potrebbe essere un discorso che posso concludere, che avevamo prima accennato, Mario, che si possa giocare con 2 punte e che Mario, si debba forse di qui in avanti cercare di su giocare. Su quello che dici sono d'accordo, sull'elasticità che può un pochino bisogna, cioè giustamente Indiani lo saprà perché vede la squadra tutti i giorni, quindi, però secondo me l'aspetto importante è un l'aspetto psicologico da affrontare, perché una squadra come l'Arezzo, con l'organico che ha, con le soluzioni che ha, e ce n'ha tante, può avere, secondo me, la cosa da un pochino da affinare è l'aspetto psicologico e mentale quando si affrontano magari delle squadre che non sono, che per dire, per mantenere la categoria devono faticare. Questo secondo me è l'aspetto psicologico più che, più che l'aspetto tattico. Perché però ha la sua importanza, Mario, no, perché
no, Calori che no, aveva quasi sempre giocato con la difesa, certo, a 4, ieri è passata la difesa a 3, ha giocato col 4-3-4-1-2, ha preparato la partita, ma io sono d'accordo con adattandosi te, probabilmente esatto, è stato bravo alla squadra con cui si interfacciava. Anche lo stesso Indiani ha detto, visto le dichiarazioni che ha fatto, ha detto i tre attaccanti loro con i nostri difensori andavano a nozze, perché cioè saltavano il centrocampo, ci trovavamo sempre in difficoltà con i difensori. Sì, no, ma anche fisicamente l'ho visto un po' in difficoltà la squadra, ecco, ieri, rispetto all'altri. Insomma, mi sembrava anche che loro fossero più prestanti e che da questo punto di vista più cattivi, non solo più cattivi, ma anche atleticamente più... Ma scendere in campo contro una squadra che è quotata come l'Arezzo da parte del Terranuova, la prima partita nella storia che tu fai con una società, con una squadra come, come l'Arezzo, è chiaro che tu ci metti il 150%, tutti i giocatori, come tutte le squadre. È normale che l'Arezzo deve esaminare questo momento, ma secondo me è un aspetto che conta, è l'aspetto mentale proprio della squadra, non è l'aspetto della, della validità dei giocatori, dei singoli, no, ma... perché il gruppo dell'Arezzo è un gruppo... Io volevo chiedere a Giovannini, purtroppo non se n'è avuto il tempo, mi può rispondere Eugenio, Eugenio se vuole, ma... Che cosa è cambiato? Perché io questa squadra non la riconosco, anche nei movimenti, nei pressi, dalle prime 7-8 partite a oggi, perché poi ha avuto dei passaggi a vuoto importanti, non è il primo. Cioè, ieri io non riconoscevo l'Arezzo, non riconoscevo neanche Pericolini, a proposito, dico, è un ragazzino del 2004, quindi ecco, sicuramente quello è un'altra cosa, sente un'altra più cosa di altri la pressione. Oh, quella è un'altra cosa importante, non spetta sicuramente al ragazzino del 2004 tirarsi dietro una squadra come quella che è l'Arezzo. Cioè, spetta l'ho scritto un nelle pagelle. Esatto, quindi spetta un pochino a quelli che hanno un pochino più di esperienza. Diciamo a portarsi dietro i ragazzini, perché secondo me i ragazzi giovani, le quote dell'Arezzo sono quote molto interessanti, che secondo me hanno veramente delle buone possibilità di fare anche buone cose nel calcio. Quindi però è tutto l'aspetto psicologico, probabilmente il peso anche di ottenere il risultato è un peso che è abbastanza importante, quindi bisogna anche le espulsioni che ci sono state, anche questo è un sintomo che probabilmente la squadra sente l'obiettivo, cioè, l'importanza dell'obiettivo, però invece di essere serena, calma, perché le possibilità ci sono e perché l'organico è onestamente un organico da categoria superiore, si fanno un po' prendere dalla fretta, ma questo vuol dire solo rimettere a posto un aspetto mentale e psicologico di gruppo, questo allora, secondo me, più che l'aspetto tattico. Sì, può darsi che sia così. Allora, allora queste sono ovviamente opinioni, certamente ognuno ha la sua visione. Allora, Giorgio aveva chiesto a Eugenio per quanto di cosa è cambiato, no, in questa Arezzo, però adesso dobbiamo andare in fascia, torniamo tra poco, anche perché dobbiamo vedere chi sale e chi scende della settimana e tutti i gol di questa domenica, tra poco. Ben ritrovati con Sottorete, come detto siamo pronti per i buoni e cattivi di questa settimana, sempre firmato dal nostro Luigi Alberti. Massimiliano Benucci conquista il podio della settimana, la rete che valsa la vittoria nel derby con l'Arezzo assume una valenza speciale, primo perché ha portato 3 punti al suo Terranuova Traiana utili alla corsa salvezza, secondo perché ha applicato una legge non scritta del calcio, terzo per l'esecuzione di pregevole perizia balistica. Al secondo posto va la combinazione Calderini-Doratiotto in Città di Castello Montespaccato, la quarta rete è una vera e propria perla, veramente un duetto di altra categoria sia per l'assist che nella conclusione. E sul podio va anche il possente portoghese Gomes del Grosseto, non sarà Ronaldo, ma da quando è entrato lui la formazione maremmana è rinata, avviso ai naviganti. Tra i cattivi della settimana, primo posto per il difensore del Terranuova Traiana Bega, buon per lui che non sia stato visto dalla terna arbitrale, ma il suo gesto non è sfuggito alle nostre telecamere.
telecamere. Torna in lista proprio Paolo Indiani. Un Arezzo spento e senza la garra si è presentato a Terranova convinto di giocare sul velluto. Giusto chiedersi se i suoi giocatori avevano capito dove si trovavano. Anche il Follonica Gavorrano ha perso un'altra occasione. Il carattere del Trestina per poco non giocava un brutto scherzo al suo vecchio allenatore. Per Bonura una occasione persa. Allora Eugenio, rispondiamo al nostro Giorgio per la domanda di prima. Sarebbe stato più adatto Paolo Giovannini a rispondere, però cerco di dare una spiegazione, di dare la mia interpretazione. Sì. Secondo me l'Arezzo era partito in una maniera straordinaria, no? Vincendo anche in maniera rotonda le prime 6 giornate, è andata a vincere 4-0 ad Orvieto, 3-0 a San Giovanni. Quando è stato il momento di dare la zampata e di creare la frattura in classifica è venuto a mancare. Io ero per l'appunto da vedere la partita di Vizzana-Arezzo, una partita che una capolista con 18 punti in 6 partite deve vincere, con le buone o con le cattive. Invece da lì è iniziato, non dico il tracollo, è iniziata la flessione, perché al pareggio di Ghivizzano è seguita poi la sconfitta interna contro il Ponsacco, veramente fu il primo campanello d'allarme, una sconfitta inattesa, una sconfitta sicuramente che fece scalpore, ma che fece secondo me perdere quelle sicurezze che sarebbero cresciute nel momento in cui l'Arezzo fosse riuscito a creare una frattura fra sé e le inseguitrici, cosa che non si è verificata e che ha dato fiato alle speranze di recupero da parte della Pianese e dello stesso Poggi Bonzi, che aveva avuto un inizio di stagione molto, molto incerto, molto claudicante, che invece nel corso ora si trova soltanto a due punti Arezzo in terza posizione. Ecco, la spiegazione che posso dare dall'esterno è questa, e ne approfitto per fare invece a te due domande. Te vivi la città, sei di Arezzo. Ieri ho letto che c'è stato un primo accenno di contestazione da parte della tifoseria a fine partita. Te che respiri e vivi la città, che clima si respira? C'è insoddisfazione, c'è paura? È questo che a me francamente preoccupa, caro Eugenio, perché io conosco la città, conosco anche gli umori, e poi purtroppo non solo io, basta aprire un web e te ne rendi conto. Per ora questa città ha subito troppe delusioni negli ultimi anni, quindi ha dentro un qualcosa che non gli consente di stare troppo tranquilla. E poi ci sono anche, Arezzo è una città che storicamente vive di fazioni, no? Cioè noi purtroppo anche storicamente non siamo riusciti a imporci in Toscana, perché ne avevamo la possibilità a un certo punto, perché la città è sempre stata divisa in fazioni, e questa mancanza di, diciamo, coralità è un fattore che purtroppo incide a tutti i livelli e anche nel calcio. Quindi credo che io ho paura proprio di questo, perché arrivare secondi non deve essere un fallimento, dove io mi tocco dappertutto, non deve essere un fallimento, però da un punto di vista ambientale diventa una cosa molto difficile. Insomma, per me Giovannini, Giorgio, un fallimento lo sarebbe, dai. Sicuramente un fallimento lo sarebbe, ma vincere un campionato, cara Carolina, anche in Dia è difficilissimo, sì, per sì, tutte le ragioni che abbiamo detto ora. Quindi sarebbe un fallimento rispetto agli obiettivi iniziali e a quanto hanno dichiarato lo stesso Giovannini. Certo, per questo. E anche un fallimento mio, perché ci ho scommesso, ci credevo fino a tanto. Però ripeto, noi bisogna dare continuità al progetto, alla programmazione che vuole Giovannini. Io temo ancora di più questo di altre cose, perché Arezzo il calcio era finito. Cioè noi qui siamo stati in B tanti anni, eccetera, eccetera, però siamo stati l'unica società, l'unica città che è stata radiata campionato in corso. E abbiamo subito altri 3 tracolli di questo tipo nella nostra storia ultima, diciamo degli ultimi 30 anni, grosso modo. E questo è entrato nel DNA degli aretini, con le polemiche, io avevo ragione, io ho detto questo. Quindi è un ambiente che mi fa paura più della stessa Pianese. Ecco. Grazie Giorgio, allora, per averci aspettato. Eugenio, aspetta perché ci sono tutti i gol della Serie D girone, siccome ce ne sono stati tanti e belli, li andiamo a vedere.
Ben 4 partite sono finite senza gol, non era mai accaduto nel corso della stagione. Fatto casuale o diverso atteggiamento degli allenatori? Solo nel proseguo della stagione potremo avere delle risposte più chiare in merito. La partita con il maggior numero di gol è stata quella di Città di Castello. Monte Spaccato passa in vantaggio con Vitello, freddo nel chiudere, una palla vagante in area, poi la replica del Baby Grassi che segna un gran gol. In apertura di ripresa un altro under non gli è da meno, applausi per questo gol di Rossitto. Poi nel finale sale in cattedra Dora Tiotto con una bella doppietta, pregevole la quarta rete, figlia di una bella combinazione con Calderini. Un solo gol in Giviburgo Ostiamare porta la firma di Tigani, rete pesantissima nell'ottica salvezza. Pianese vince e torna in testa nonostante il penalty sbagliato, passa in vantaggio poi la Sangio con lo spagnolo Bush, ma nella ripresa la Pianese sente la ecco della vicina Terranuova e va in rete con Couco. Poi Simeoni trova il giusto Pertugio regalando una vittoria preziosa. A Terranuova Bracciolini invece grande vittoria della formazione biancorossa contro l'Arezzo nel piccolo derby dell'Aretino. Su rigore vantaggio terranovese con Lautaro Schinnea. L'Arezzo si scuote, pareggia con Risaliti prima del tè. Il gol partita in apertura di ripresa porta la firma del grande ex di giornata Massimiliano Benucci. Grosseto in grande spolvero liquida la pratica con il Mobilieri Ponzacco. Vantaggio subito di Gomes al primo minuto. Al 50° il raddoppio di Giusterini. La rete di Nieri illude la formazione pisana che subisce ancora il terzo gol con lo scatenato Gomes nel finale. Allora, visto che sul banco degli imputati è salito anche mister Paolo Indiani, ieri in conferenza stampa ha detto la colpa è anche mia perché probabilmente non sono riuscito a trasferire dei concetti. Però Mario, ieri nel post partita lui ha anche detto, cioè secondo me è un po' disarmante, no, come dichiarazioni, perché ha detto noi quando troviamo delle squadre così che ci prendono a pallonate soffriamo. Cioè, non mi sembra molto bello insomma da ascoltare, poi non so il tuo parere. Oh, io faccio l'allenatore di calcio, quindi l'allenatore dopo una partita... Ha maggior ragione, però. Sì, dopo una partita di questo livello qui che ha fatto l'Arezzo, probabilmente anche lui si sta chiedendo, si chiede il perché. E naturalmente poi le squadre che soffrono, che si devono salvare, te lo devi aspettare, che giochino con una certa veemenza, con una certa... cioè, però la partita... te sei l'Arezzo. Sì, esatto, l'Arezzo è in questa categoria qui, è l'Arezzo, cioè voglio dire, l'allenatore probabilmente, ma sai, quando facciamo le dichiarazioni dopo le partite, specialmente quelle che non sono andate bene, quelle che bruciano, diventa difficile per tutti, diventa difficile. Sentì quel che dicono gli allenatori e i giocatori, sì. In diretta sarebbe carino. No, anche perché ora mi viene in mente una persona che conosco che fa l'allenatore a livelli un pochino più alti, che è per dire l'allenatore della Juventus, io dico Allegri, l'allenatore della Juventus ha cominciato a parlare di salvezza, cioè giustamente poi i giornalisti dicono: mister, ma lei allena la Juventus anche se ha 15 punti di penalizzazione e va a parlare di salvezza. Cioè, a volte veramente dopo le partite, Indiani mi sembra una persona, io non lo conosco personalmente, ma mi sembra una persona anche molto genuina e molto schietto. È quello certo. Che c'ha dentro lo tira fuori. Eugenio su questo fatto, ma insomma l'Arezzo non è il solo a prendere scoppole dalle piccole, vedo che in Serie A la Juventus e il Milan e tante altre prendono scoppole, quindi la presunzione, voglio dire, alle volte è eccessiva veramente, come ha detto il nostro Gigi Alberti, e conta l'umiltà, la voglia di correre. Fondamentale. Eugenio, volevi dire qualcosa prima? Cioè, avevo interrotto. Riflettevo un attimino sulle pagelle di Gigi Alberti e sui promossi e bocciati. Ha messo tra i promossi 3 ex aretini, perché il gol del Città di Castello è stato confezionato da Calderini e concluso da Dora Tiotto, entrambi ex aretini, così come
il gol della vittoria del Teranova è stato siglato da Benucci, che giocava ad Arezzo due anni fa. Te che sei un cultore di cose aretine, è strana la storia e la traiettoria di questa ragazza. Vabbè, che dopo aver giocato ai giovanili di Empoli, d'Arezzo, due anni fa ha giocato 22 partite, Letta ha segnato 3 reti ad Arezzo in C, l'anno scorso per scelta di vita, trovandosi disoccupato, ha accettato la proposta del Sansovino in prima categoria, salvo poi risalire quest'anno in Serie D. Max Benucci è un giocatore che da ragazzino prometteva tanto, insomma è frutto di quel vivaio là dalle tue parti. 98, sì. Sì, che poi, diciamo così, andò all'Empoli e l'Empoli ci dette 3 giocatori in cambio, tra cui tra l'altro dei giocatori validissimi, e primo fra tutti Bugno, che ora poi ha fatto la Bugno, B, eccetera. Figlio del mister. È il figlio del mister. A me piaceva molto Bugno, era un giocatore che puliva la palla, tecnicamente bravo, un bel mancino. Magari al canto fece benissimo. Qua fece benissimo. E poi però questo ragazzo si è perso, forse non ha trovato il suo ruolo. Io l'ho visto giocare dappertutto, l'ho visto giocare interno, l'ho visto giocare esterno, basso, alto. Gli ho visto fare anche un gran gol, uno solo in 3 anni ad Arezzo, come ieri. Ieri io gli ho fatto i complimenti perché, ieri ha fatto un gran gol. Perché ha fatto un gran gol da fermo, la piazzata lì sull'angolino dove mettere. Magari quella libertà di calciare che ha avuto lui, magari non bisognerebbe concedergliela perché mi sembra che il difensore più vicino era a 1,5 m, 2 m, quindi in area di rigore in una squadra come l'Arezzo, che poi oltretutto l'Arezzo c'ha anche una cosa importante, bisogna dirla, che è la squadra meno battuta del campionato. Mi sembra che abbia subito 17 gol l'Arezzo. Ora io non ho le statistiche, le ho perse, la migliore difesa del campionato. Ora si controlla il nostro Gianni Ascari. Comunque anche Bellini domenica scorsa fu la stessa cosa, si fece calciare abbastanza libero dal limite dell'area. 17 reti, difesa meno battuta, dopo l'Arezzo ne ha subiti 19 il Livorno, che è la seconda meno battuta. Però io voglio dire che a livello statistico anche il fatto di essere la squadra che subito meno gol è già importante. Però ascolta, anche qui, perché le squadre che subiscono tanti gol i campionati non li vincono. Le prime 6 partite 0 gol. Capisci? Queste qui le devi dividere sono state le prime partite che forse hanno un pochino deviato un pochino il pensiero anche degli sportivi sul fatto che era talmente facile questo campionato. Invece i campionati non sono mai facili a tutti i livelli. E allora saremo a vedere sicuramente l'evoluzione, anche perché mancano ancora tante partite al termine, sicuramente gli occhi saranno puntati anche a mercoledì sul confronto tra la Pianese e il Gavorrano. Intanto però noi la nostra puntata termina qui, intanto diciamo che anche la prossima partita per l'Arezzo è il Flaminia dell'ex Federico Nofri, ieri ha pareggiato in casa con il Tau, il Flaminia è al quarto posto in classifica come avete visto, sta conducendo comunque un ottimo campionato, frutto di 9 vittorie, grazie alla nostra regia, 6 pareggi e 6 KO. Quindi questo è il prossimo futuro, il 5 febbraio al Comunale di Arezzo. E comunque vedremo anche l'incontro di domani, come ci ha detto anche Paolo Giovannini, il confronto con la squadra, con la società. E allora termina qui la nostra puntata di Sottorete, grazie in particolare al nostro studio a partire da Eugenio Ascari. Carolina, grazie a te, buonasera, grazie. Buonasera a tutti i telespettatori. Grazie a Giorgio Ciofini, ci ritroviamo lunedì prossimo, Giorgio. Grazie a te Carolina, come sempre. Grazie a Mario Palazzi, è stato un piacere Mario averti qua con noi e torna quando vuoi, sei sempre benvenuto. Grazie Carolina, è stato un piacere per me essere qui alla tua trasmissione. E allora noi ci ritroviamo puntuali lunedì prossimo alle 21:20 circa qui con Sottorete su Teletruria. A tutti voi auguro un buon proseguimento di serata e grazie per averci seguito.